Dunque, Leonardo vuole parlarci della sua idea per il pezzo Allora, d'esame. io ho pensato Milo, di tu non prendere. copiarla, l'idea. Va bene. Io ho pensato di prendere il Clair-Dieulouen di Claude Debussy Sì. e trasporlo con delle sinusoidi. Prendere le sinusoidi che fanno parte delle root notes degli accordi e chiuderle con un glissando invece di fare una semplice nota, quindi appena finisce la nota c'è un glissando. E poi volevo interpolare la melodia con gli ultimi suoni raccolti dallo spazio, nello spazio dalla NASA. Mi sembrava una cosa che potrebbe essere interessante. Comunque si trovano su internet. Scusatemi un attimo, scusatemi, io c'ho un problema. Miche, Miche, sto facendo lezione. Allora dopo mi chiami un attimo. Ok, d'accordo. Sì, cosa vuol dire suoni raccolti dallo spazio? Cioè, Ad esempio, non lo so, un piccolo esempio potrebbe essere il suono che era stato registrato dal buco nero dalla NASA un po' di tempo fa, tipo dei CRISP o delle cose che sono state registrate dai satelliti, giusto per interpolare e dare un po' più di innovazione a qualcosa. ok, sì, vi rendete conto che suoni dallo spazio significa che sono dei suoni ricavati da dati che provengono dallo spazio, cioè non sono, sono la Sì, non sonificazione sono di dati. No, microfoni. Sì, appunto, esatto. non ci sono suoni nello spazio, nel senso che non. Sì, no, Quindi quello sono. lo sapevo, dai No, dati ma che sono stati raccolti. questo per dire che l'interpretazione di questi dati in forma, diciamo, sonificata è già un'interpretazione, cioè potresti prendere i dati e interpretarli in altro modo. Sì, si potrebbe fare anche così, si potrebbe prendere i dati e Cioè, trasformare quei dati sì, stessi in dei. non so, adesso io non so come sono fatti questi dati, quindi non mi viene nessuna particolare esempio da fare, ma comunque, insomma, basta che sia chiaro questo aspetto qua, perché ora io va bene, non ho molto da dire su un'idea del genere, salvo il fatto che tu fai sempre riferimento a un mondo che è un mondo comunque, diciamo, no, paratonale o comunque basato su un aspetto articolatorio della musica, che è un aspetto estremamente importante, ma che appunto in qualche modo potresti superare con, diciamo, lo strumentario concettuale che stiamo mettendo insieme. Non trovi? Cioè, per esempio, io prenderei lo stesso Clair de Lune come un esperimento di sonificazione, cioè tu puoi prendere questi dati e interpretarli. I dati sono le durate, gli attacchi, i ritmi, le frequenze, eccetera, eccetera, e interpretarli in altro modo. Potresti prendere anche un solo un frammento, no? Un frammento significativo, e per esempio elaborare una variazione di questo frammento dal punto di vista elettroacustico. Sì, potrebbe essere anche una cosa interessante. Magari scegliere un frammento, effettuare un loop di quel frammento, ma ogni loop cambia qualcosa.
Per esempio, questo potrebbe essere il loop naturalmente, cioè tu hai due aspetti, cioè uno nella musica, cioè l'aspetto fisico, sonoro dei suoni, no? E hai un aspetto simbolico, cioè le note invece che i suoni, le note, i ritmi, le dinamiche intese in senso simbolico, non fenomenologico, cioè non meno 7,2 decibel, cioè la misura precisa, ma pianissimo, cioè per dire, no? Sono due concetti diversi, no? Il concetto di pianissimo non è un concetto di misura dell'ampiezza. Intanto è un concetto timbrico anche, no? Se voi ascoltate un suono fortissimo al telefono, l'ampiezza relativa sarà molto bassa perché l'altoparlante piezoelettrico del telefono non può produrre ampiezze grandi, ma tu lo sentirai sempre come fortissimo. Perché dal punto di vista spettrale, dal punto di vista dell'energia spettrale relativa, questa energia sarà molto elevata. Quindi voglio dire, ci sono tutta una serie di considerazioni da fare. Ti voglio dire una cosa, il glissando è un gesto, cioè lo senti dentro la tua testa, te lo immagini, è un gesto molto molto forte, molto molto efficace, cioè molto, no, più che efficace, molto forte, molto, diciamo che rasenta lo sguaiato, per usare un Ok. linguaggio. Quindi è da usare con una certa delicatezza. Per esempio, se tu, puoi sempre provare a farlo, non è che. Però, appunto, allora, io Potrebbe essere adesso. un overkill quasi. No, non è questione di overkill. Potrebbe essere un gesto quasi, appunto. Adesso dico la parola volgare, ma non intenderla in senso di maleducato, cioè un po' così. Al tempo stesso ci sono vari tipi di glissando, ci sono i portamenti, ci sono molte modi diversi, no? Quindi anche lì va fatto un po' uno studio. Allora, io voglio sapere come pensi di affrontare quest'idea che hai avuto. Cioè, che cosa Allora, pensi di fare? innanzitutto pensavo di. Io mi sono già mezzo scritto il Clavier in MIDI, però non sono sicuro di sapere come si può far leggere un file MIDI a C-Sound. Stavo leggendo delle cose sul manuale, ma devo ancora lavorarci. Ma Quindi no, o però faccio posso dirti leggere. una cosa, già partiamo male, perché il MIDI è una maniera estremamente, da una parte concisa, da una parte semplicistica di mettere le cose, cioè è facilissimo far leggere un file MIDI a C-Sound, cioè l'opcode, non so cosa, ma lo fa, ok? Il problema è che appunto, diciamo, fai il contrario del lavoro che io vorrei che tu Eh facessi, sì, cioè. infatti era quello che volevo dire subito dopo, quindi stavo pensando di Ok. scriverla in linee di codice invece di, cioè scrivere proprio una score in linee di codice. Ok, questo è già diverso, ma in realtà non cambia molto la questione. Cioè, il punto è che tu dovresti. Allora, se dovessi fare io una cosa del genere, questo
quello che mi farei degli oggetti. Allora, cominciamo col dire che prendi solo un frammento del Credo di Lui. Lo potresti prendere a caso o invece lo potresti prendere specificamente, ma poco, 3-4 battute, non di più. Capisci? E questa cosa fare in modo che sia una collezione di quello che sono veramente all'interno della partitura, cioè una serie di note. Ok? Le note hanno come diciamo, caratteristiche, come proprietà, che cosa? L'altezza, la dinamica, l'action time, la durata, no? Questo tipo di cose. Naturalmente queste cose si dovrebbero poter segnare il più possibile in un linguaggio vicino a quello della partitura stessa. È per questo che dico, per esempio, nonostante tu lo voglia fare il più vicino possibile, comunque la possibilità, per esempio, di segnarsele su un file di configurazione, queste note, cioè per esempio su un file YAML, ti permette di elaborare degli oggetti che sono più sofisticati di quello che tu puoi ottenere col MIDI. Perché uno potrebbe anche dire, va bene, io prendo il file MIDI e ricavo i dati che mi servono, cioè i dati della nota, della frequenza, eccetera, eccetera, li ricavo dal file MIDI. Io avrei dei dubbi perché, per esempio, se esistono delle note che sono legate tra di loro, sarebbe opportuno rilevare questa legatura perché questo ti dà i respiri, eccetera, eccetera. Non ti pare? Sì, è vero. Cioè, ci sono dei dettagli nella partitura che il file MIDI non rende, cioè non riesci a... Quindi, per esempio, nel riportare delle note legate tra loro, potrebbe essere utile ragionare sulla durata della nota, facendo in modo che la durata sia leggermente più lunga della durata nominale, in maniera da fare un overlap con la nota seguente. Capisci? O addirittura un passaggio legato potrebbe essere fatto da uno strumento apposito, il quale fa tutte le note in una sola volta, in maniera da fare i portamenti o le sovrapposizioni che si intende fare. Interessante, aspetti che me lo scrivo. In questo senso, però, tutta questa roba implica che, per esempio, tu fai dei calcoli, perché lo strumento deve partire da una nota, arrivare un'altra e attraversare, quindi si deve costruire, per esempio, una tavola che permette di passare da una nota a un'altra. Tutta sta roba, se te la devi fare a mano, diventi matto, no? Mentre invece, producendola a macchina, è una cosa complicata ma relativamente fattibile. Capisci quello che voglio dire? Cioè, il problema qui, Leonardo, è che noi stiamo lavorando perché la musica elettroacustica aggiunga qualcosa al tutto il patrimonio musicale e strumentale che abbiamo con la musica colta, ma anche con quella di... Il problema della musica di consumo è che nella musica di consumo lo strumento elettronico serve esattamente per la cosa opposta, cioè per sostituire, per surrogare lo strumento tradizionale.
Ma non si mette mai in discussione il fatto che, per esempio, le altezze siano quelle temperate, sono quelle che sono, eccetera, eccetera, che esista una forma di tonalità che è quella che è, e di questo non si tocca niente. Capisci qual è la differenza? In realtà, questa è una grossa limitazione dello strumento elettroacustico. Lo strumento elettroacustico può fare molto di più, soltanto che bisogna farglielo fare. Bisogna in qualche modo voler superare tutti i limiti imposti da un certo tipo di linguaggio per arrivare a qualcos'altro. Questo qualcos'altro possibilmente dovrebbe essere qualcosa di tuo, qualcosa che parli in qualche modo di te. Capisci? Quindi quello che io ti proporrei è di intanto costruire un sistema di descrizione simbolica accurata, io lo farei, non so, ci sono vari possibilità di farlo, ma quello che proverei a fare è per esempio, proverei a descrivere in un. Abbiamo già parlato dei file YAML, noi? Forse no. Sono dei file di configurazione standard. YAML vuol dire Yet Another Markup Language, è un sistema di creare dei file di configurazione facilmente decodificabili da una macchina e non troppo impegnativi da scrivere. Magari adesso facciamo così. Adesso ascoltiamo invece quello che propone Milo e poi magari facciamo un passaggio con questa questione del file YAML, così così lo puoi usare direttamente subito. Va bene? Grazie mille. Milo, ci sei? Sì, eccoci. Allora, io sto ancora in una fase organizzativa, però ho cominciato anche quella compositiva. Mi sono andato a cercare un po' di suoni, di cose, e sto cercando di capire il concept del pezzo che vorrei portare. Perché ok, abbiamo diciamo la base e l'idea, però il concept principale è ancora quello un po' mi manca, perché comunque volevo utilizzare suoni di città, però boh, utilizzare anche dei suoni di città un po' così random, non so se mi fa impazzire come idea. Mi voglio capire se voglio utilizzare suoni di città particolari, oppure concentrarmi proprio su qualcosa di specifico, eccetera. Per ora mi sono scaricato un po' di suoni da utilizzare, che poi mi andrò a modificare un po'. Non so qual è il limite. Cosa si può fare e non fare con i suoni concreti per quanto riguarda il modificarli. Non ho limiti. Ok, a parte il Più che riverbero. altro, no, il riverbero non lo potete usare per il momento. Va bene. Ma più che altro, ecco, vorrei capire, perché già nel momento in cui tu dici di non avere il concept, già è un'idea strana, ma da dove ti aspetti che arriva questo concept, che arrivi? Cioè, No, più che aspettarlo, più sceglierlo, perché ho un po' di idee qua e là e voglio cercare ecco, ma il di. problema è come fai a sceglierlo? Tu per sceglierlo le idee qua e là già ti stanno dicendo delle cose, no? Sì, esatto. E quindi è la Però riflessione sulle idee che ti deve far
scaturire cos'è che vuoi fare, perché probabilmente le idee ti vengono per una sorta di intuito, no? Tu dici, Beh, va, sì, io certo. voglio fare voglio fare una certa cosa perché mi sembra una cosa appropriata. Poi, se uno ti chiede ma perché ti sembra una cosa appropriata, magari non sai che cosa dire perché è una forma intuitiva, no? Di conoscenza. Ed è riflettendo appunto su queste cose, secondo me, si arriva a dire, ecco, questo è quello che veramente voglio fare. Ok? Allora, tu hai già operato delle scelte. Almeno una, questa che mi hai detto adesso, è una. Io voglio lavorare con dei suoni di città. Che senso ha questa scelta? Cioè, cosa significa? Dove ti porta? Che cosa ti permette di fare? È su questo che bisogna ragionare. Allora, voi sapete che dagli anni 60 esiste una forma d'arte, che viene definita una forma d'arte, si chiama soundscaping, cioè fare il panorama sonoro Esatto, sì, di una questo certa. già l'avevo messo anche in atto, diciamo, già ho scelto qualche suono per il soundscape. Ecco, ma diciamo che è una forma molto affermata, ci sono anche artisti campioni di questo, anche filosofi della musica campioni di questa forma. Però allora, quello che vi deve. Una cosa che vi deve sempre guidare sono gli elementi critici, cioè se uno è contento di tutto quello che ascolta e di tutto quello che succede, non c'è bisogno che faccia niente, no? È importante scrivere della musica nel momento in cui uno sente che manca qualcosa, che c'è qualcosa che non è, che secondo la propria personale opinione o sensazione non funziona così. E allora io ti chiedo, ma per esempio, ma qual è? Io per esempio ho dei grossissimi problemi col soundscape, con l'elaborazione del soundscape. Perché? Secondo te quali possono essere i miei problemi? Ormai ci conosciamo un pochetto. Bella domanda. Forse l'equilibrio tra il soundscape e quello che può essere ciò che deve più emergere No, ma nel pezzo, siamo diciamo. ancora a monte di così. Io Ancora che più cosa monte. sì, io che cosa faccio? Qual è la mia azione? Che cosa vi insegno? Di che cosa stiamo parlando? Come si chiama questo corso? Composizione elettronica. Quindi io Ah, compongo. forse ho capito. Cioè io compongo, insegno, vi spingo a comporre, no? Sì. Comporre significa è un'attività umana, non è un'attività della natura. Comporre significa mettere insieme, comporre dei suoni per arrivare a quello che noi definiamo come musica. Musica, vabbè, nel tempo ha avuto varie connotazioni. Ultimamente, per esempio, lo stesso termine musica è stato messo molto in crisi anche da persone come Varese o come Cage, no? Che hanno detto forse più che musica bisogna chiamarlo suono organizzato. Ok? Però vi devo dire la sincera verità, per esempio, io sono critico rispetto a questa cosa, cioè la musica, per
diciamo, il suono organizzato è una versione degradata della musica, perché la musica, il comporre musica, secondo me, ha un valore culturale alto. Si possono promuovere dei contenuti, si può narrare, si può fare un sacco di roba nel comporre la musica. Comporre la musica significa crearla dal nulla, cioè dalla propria immaginazione, eccetera, eccetera. Ora, come si colloca il soundscape al confronto di un'attività di questo tipo? No? È più riempitivo, quindi in realtà ha delle limitazioni No, compositive. ma partiamo da prima della questione, cioè ma il soundscape è musicale? Cioè chi decide una cosa del genere? Secondo me è a gusto, perché per me, per esempio, ci sta, è musicale, secondo me. Quindi gusto personale E dipende che dall'intensità, forma ha? come lo usi. Cioè, se fosse musicale, cioè, allora ragioniamo in termini relativistici. Cioè, ammettiamo che un soundscape abbia, cioè, come dire, è la differenza che c'è tra la pizza al taglio e la pizza tonda. La pizza tonda ha una forma circolare, circoscritta, no? Quando uno si è mangiato una pizza, si è mangiato una pizza tonda, no? La pizza al taglio si taglia al metro, no? E virtualmente è infinita. Non so se mi spiego. Qual è Sì, certo. il paragone col soundscape? Il soundscape è come la pizza al taglio. Cioè, l'idea di dire, tra l'altro, incidentalmente, che è un'idea che può apparire solo con la riproducibilità dei suoni, perché altrimenti tu ti metti lì e ascolti la natura. Stai ascoltando un concerto? Non lo so, io personalmente no, sto ascoltando la natura, è un'attività diversa. Non sto dicendo che la natura è interessante, cioè il concerto è interessante e la natura no. Sì. È completamente scevro da questo tipo di considerazione. Non è una considerazione estetica, è una considerazione formale e che tra l'altro ha delle implicazioni antropologiche, rituali, mentre io. Se io ascolto la natura, e sapete, ci sono compositori come per esempio uno dei precedenti insegnanti di musica elettronica della scuola di Roma, che è Walter Branchi, che oggi scrive, ha 80 anni, oggi scrive, io, diciamo, la forma del concerto ormai è una forma superata, no? È una forma che si tiene insieme solo per un sistema di mercato, eccetera, eccetera. Io quello che voglio promuovere è la circostanza, cioè l'organizzarsi in un gruppo di persone, eccetera, eccetera, per ascoltare ciò che succede, per esempio, in un bel luogo di natura, no? Mettersi lì a ascoltare, perché quello che ci manca è la capacità di cogliere questi aspetti qua. Ora, io, questi sono bellissimi discorsi che poi hanno un riflesso, se vogliamo, ecologico, di acquisita coscienza dell'ecosistema, cioè se ne capisce la ragion d'essere. Però personalmente io non voglio rinunciare alla musica, non so se mi spiego, non voglio No, sì. rinunciare a comporre e a creare degli oggetti musicali, non sonori, oggetti musicali,
che abbiano una qualche sostanza. Il problema qual è? È che questa cosa qua cioè, appunto, per esempio, con un tuo collega di biennio, Giovanni Michelangelo D'Urso, lui è molto centrato ti invito anche a discutere con lui di questa cosa, centrato sulla questione del paesaggio sonoro, ma discutendone siamo arrivati all'idea che il ruolo del compositore, cioè suo all'interno di un paesaggio sonoro, è quello di che potrebbe essere il ruolo del pittore figurativo nel dipingere paesaggi, no? Sì, Cioè, come parallelismo ci può stare. il pittore che dipinge un paesaggio può essere, per esempio, può essere un figurativo iperrealista, ma può essere anche uno come Cézanne che col quadro, col paesaggismo accede all'astrattismo, diventa astratto. Gli ultimi quadri di Cézanne sono dei paesaggi, ma sono dei paesaggi solo perché ci diciamo che sono dei paesaggi, ma in realtà sono dei quadri astratti. Perché? Perché la composizione pittorica ha preso il sopravvento sulla descrizione puntuale, no? Del paesaggio stesso, che non è più importante, non ha no? Non ha nessun particolare. In compenso, un paesaggio di Cézanne riesce a restituire, per esempio, il calore di un'estate. No? E da lì poi deriva tutto il filone impressionista, cioè riesce a restituire la sensazione che provoca il caldo, il freddo, l'inverno, la nebbia, tutte cose che insomma sono tecnicamente indipingibili, no? Ma questo era appunto il focus centrale degli impressionisti. Ora, qui siamo ancora da un'altra parte. Qui siamo nell'idea di utilizzare dei suoni concreti, come possono essere appunto il paesaggio urbano, dei suoni di paesaggio urbano, per costruire un brano invece musicale, cioè non è la descrizione del paesaggio urbano, è qualcosa che prende spunto da quello per andare da un'altra parte. È giusto? Sto dicendo giusto o sto andando sbagliato? No, sì, per me è un ragionamento giusto. Però allo stesso tempo diciamo che il parallelismo con diciamo, il paesaggio nella pittura, no? Col soundscape è giusto se utilizzato però a un altro tipo di pittura magari, quindi la pittura paesaggistica abbinata a un altro tipo di pittura, che so, figurativa, pittura di ritratti, eccetera, con la parte del paesaggio. Quindi il soundscape io lo vedo più come una cosa, diciamo, riempitiva, che ci può essere o non essere, però se c'è, è quel quid in più che dà un po' di colore alla composizione o appunto al ritratto. Quindi io da quel punto di vista lo vedo. Non, è Ma vero, non è. quindi tu
stai dicendo, sostanzialmente per me quello è uno sfondo, Sì, cioè stai esatto. facendo una diciamo, questa è una concezione che è molto classica, da figura e sfondo. Tu c'hai il ritratto, per esempio, con dietro il paesaggio, è una concezione estremamente classica. Al tempo stesso, anche di questa concezione ce ne stanno infinite varianti. Ci può essere appunto il rosso fiorentino, la maniera in cui usa lui lo sfondo, o in generale tutti i manieristi, diciamo, rinascimentali, hanno un certo tipo di concezione di contrasto tra figura e sfondo che è diversa da quello che ti posso dire di Velázquez piuttosto che di Leonardo. Se n'è andato, si è stufato di seguire i nostri discorsi. Quindi, Mi era caduta la connessione. Eccolo. Leonardo, pensavamo ti fossi stufato di ascoltare No, mi era queste. caduta la connessione per mezzo secondo. Mi ero fermato Vabbè. quando stava introducendo Velázquez al discorso No, del vabbè, quello che voglio sunscreen. dire è che questa cosa che sta proponendo Milo è una concezione molto classica di costruzione di un fenomeno. E allora, per esempio, ti pongo il problema di dire, va bene, se l'aspetto di paesaggio sonoro, diciamo, è un aspetto di costituire un fondale, cosa pensi di fare per quanto riguarda la parte invece come si dice, di figura, di primo piano? Cioè, che cos'è che costituirà la figura, le figure del tuo pezzo? Allora, parlando sempre di elementi concreti, come ho spiegato la volta scorsa, ci sono degli elementi che sono i protagonisti, sono la parte ritmica del brano, e poi accompagnati da strumenti elettronici, che siano sinusoidi, insomma sì, strumenti elettronici poi composti Cioè, da me, suoni sintetici. sintetici. Sì, sintetici, diciamo così. E poi voglio dare appunto, infine, un minimo di colore rendendo tutto un pochino più uniforme, creando un po' una pasta con questo soundscape, diciamo basso, comunque molto di sottofondo, che però dia uniformità a tutto il pezzo, perché magari solo la parte ritmica con delle sinusoidi mi sembrava un pochino troppo secco, quindi volevo dare un pochino più di uniformità e di essenza al brano, mettendo questo soundscape proprio quasi impercettibile, giusto per dargli colore, diciamo Perché come non se ci fosse un sia contrabbasso in orchestra. Come? lo zero digitale proprio quando non c'è niente. Esatto, eppure per, diciamo, rendere più amalgamati dei suoni elettronici con degli elementi concreti, che diciamo quella è poi la mia paura, che non siano molto uniti, ecco. Quindi vorrei unire il tutto. E come pensi di fare? Cioè, adesso tecnicamente come pensi di costruire? Perché quello che voglio dire è che, per esempio, rispetto a un soundscape tradizionalmente inteso, un soundscape è veramente come la pizza al taglio. Tu attacchi il registratore o comunque attacchi il frammento e lo chiudi alla fine. Ok? Un soundscape tradizionalmente detto. Cioè, un utilizzo musicale, per esempio, dei suoni concreti può prevedere una messa in forma di questi suoni concreti. Cosa
Cosa vuol dire messa in forma? Vuol dire, per esempio, una replica, una ripetizione con una scansione ritmica oppure non tanto ritmica o random, però che ritornano e si riconoscono, no? Esatto. Perché questo veramente ti dà il senso della costruzione musicale, no? Cioè, se tu prendi un soundscape, boh, non si ripete mai niente veramente uguale, ma magari c'è un uccellino che canta, no? E quindi ripete il suo verso, e questo dà una sorta di senso musicale al frammento, ma se no, altrimenti non hai. Cioè, è nel recupero e nella ripetizione delle cose che tu fai una costruzione propriamente musicale. Però il soundscape io lo voglio utilizzare proprio non in maniera musicale, deve essere di No, sono sottofondo. d'accordo, quindi per esempio non deve mai ripetersi. Se No, esatto, tu è lo vuoi mettere continuo. proprio a contrasto, è un soundscape continuo, è come se tu stessi producendo questo brano per la strada, diciamoci. Ah, esatto, sì. No? Beh, esatto, è anche per questo che io prima parlavo di Donzert, perché io vorrei fare che il soundscape sia, diciamo, integrato agli elementi di musica concreta, quindi magari elementi di musica concreta di città, quindi lavori, la metropolitana, eccetera, un soundscape quindi di città, quindi ho le macchine che passano, oppure il traffico pedonale e tutto quanto di questo tipo qui, continuo. È come se tu stessi davvero in città e insieme poi viene accompagnato dagli strumenti elettronici. Questa era l'idea. Poi devo capire bene, voglio concentrarlo un pochino di più essere un pochino più approfondito, quindi magari non proprio sulla città che è molto enorme, paesaggio urbano, quindi essere un pochino più incentrato, che ne so, sulla stazione oppure sui lavori in corso, eccetera, e vedere quale di questi concetti tirare avanti. E quindi anche da lì poi il soundscape. Beh, ma per esempio, già diciamo estraendo da questa cosa, già si può trovare un concetto. Cioè, io prendo i suoni che accadono in un soundscape, non sono premeditati, non sono intenzionali, accadono, e li trasformo con i suoni sintetici, replicando le frequenze, replicando gli aspetti ritmici, replicando le durate, li trasformo in suoni musicali, cioè premeditati, cioè intenzionali, eccetera, eccetera. Per esempio, questo potrebbe essere un'idea. Cioè, Sì. con questo ci fai il pezzo veramente, capisci? Esatto, Cioè, sì. la questione è che le idee che ti vengono così intuitivamente poi ti devono aiutare a trovare qual è la cosa che vuoi rendere. Certo. Capisci? Sì. Io pensavo a una cosa più sulla ritmica che non proprio Ah, perché no? Cioè, il punto è che se tu hai degli elementi ritmici, che ti posso dire, come si chiama, quello che in francese si chiama marteau pilon, Martello Pneumatico. sì, il martello pneumatico, no? È un elemento ritmico che Esatto, sì. potresti riprendere dal punto di vista sintetico, musicale, ed espanderlo. Esatto. Accompagnarlo, diciamo. Vorrei rendere i rumori Anche. protagonisti del pezzo. E quindi accompagnarli poi con gli strumenti e fare un soundscape che sia un tappeto d'archi praticamente. Un soundscape, un tappeto. Poi le sinusoidi, gli elementi elettronici che facciano da accompagnamento. E i protagonisti, quindi i solisti, sono gli elementi concreti. Ritmici, per esempio un martello pneumatico, un trapano o quel che sia. Oddio, ma il tappeto d'archi però mi viene un po' di traverso, cioè. No, è più che un tappeto d'archi, un tappeto, come posso definirlo?
tappeto di accordi. un tessuto di accordi. Sì, esatto, molto tanaro che renda un po' più ciccioso il pezzo, quello è il sound scaping. Come dei pad, non so se... Sì, mi è Quindi... chiaro, mi è chiaro. Ok. Vabbè, si è improvvisamente smerdata tutta l'immagine, ma insomma va bene, cioè adesso vedi tu, cerca di essere... no, perché voglio dire, un conto è l'idea di farlo con un soundscape vero e proprio. Metterci un pad è un... No, era tipo, cioè il soundscape deve fungere da tappeto di accordi, che siano archi, che siano dei pad, cose del genere, Sì, non ma so capisci mentre... che se è un suono concreto, cioè se è un soundscape concreto, non farà mai la stessa, non assolverà mai la stessa funzione, perché un pad ha la funzione di fare da pedale modale Beh, in sì. una situazione armonica, mentre invece qua non ci troviamo per niente in questo. Cioè, spero di non trovarci per niente, perché No, quello che anzi, deve voglio essere dire è che... armonico. E per me è proprio questa la cosa, perché se il protagonista ha uno strumento concreto, ritmico, alla fine anche quello non è armonico. E quindi No, certo. qual è il tappeto migliore? Per esempio, possiamo prendere un sintetizzatore solista e un tappeto di pad. Il solista è lo strumento elettronico, i pad sono il tappeto. La stessa cosa nella musica concreta, possiamo prendere gli elementi ritmici come solisti e il soundscape come tappeto. Questa era l'idea, diciamo, trasporlo. Ok, vabbè. Non so se Sì, va no, è bene. che adesso più di così è difficile dire, bisogna cominciare a farlo e vedere come... Adesso sto facendo una libreria di suoni da mettere da parte, modificare un po', vedere un attimo come renderli e poi ci comincerò a scrivere sopra e vedere un attimo. La parte più complicata è per ora è riuscire a capire come stanziarsi sui suoni, perché tutto il lavoro di sound design adesso. Sì. Sì, appunto, poi ricordatevi che è nell'articolazione dei suoni che viene fuori la musica, non, cioè i suoni in sé possono essere più o meno rifiniti, levigati, eccetera, eccetera, ma insomma è tutto molto relativo, no? Vabbè, sì, certo. Poi mi ricordo Leonardo, anche il hai... lato No, no, scusa. compositivo. Com'è? No, No, di continua. mi ricordo un pochino il lato compositivo degli strumenti elettronici approcciati sulla musica concreta. Questo un po' mi ricordo perché è la prima volta che lo faccio. Di solito divido sempre, o faccio musica concreta o faccio musica o faccio musica con strumenti elettronici. Quindi è la prima volta che Sì. mi E unisco. per esempio, come pensi di Il mio pensiero è scegliere molto accuratamente i protagonisti, quindi la parte ritmica, e poi scrivere sulla parte ritmica, quasi come se fosse un metronomo, quasi come se fosse proprio delle percussioni, eccetera, scriverci sotto una parte di strumenti elettronici. Però questo ancora ci devo lavorare un po', devo capire come farlo. Ma per esempio, adesso si può fare in tanti modi, ma prendiamo un modo semplice. Tu, per esempio, potresti prendere e trascrivere musicalmente dei frammenti elettronici, dei frammenti concreti, per esempio ritmici, no? Trascriverli in maniera che tu li possa replicare accuratamente dal punto di vista elettronico. Cioè, per esempio, se c'è un martello pneumatico, prendi il ritmo, proprio ascoltandolo, prendi il ritmo, prendi il metronomo, te lo scrivi propriamente, Quello no? sì, E poi, una volta fatto questo, ti scrivi questo, ti scrivi, cerchi anche di rilevare quali siano le altezze del martello pneumatico, anche se ovviamente è inarmonico, quindi avrà delle altezze, diciamo, disordinate rispetto a uno spettro armonico, e poi prendi
provi a replicarlo o a farne una sorta di caricatura sintetica, Per no? esempio. E poi mischiare entrambe le cose, in maniera che da uno esce fuori l'altro e viceversa. Questo implica una costruzione musicale. Questa è una bella idea, per esempio. Se devo usare. Cosa un po' così, ma... E lo puoi fare con diversi tipi di suoni, non soltanto col martello cromatico, ma appunto... beh, Olivier Messiaen ha passato la sua vita a trascrivere i canti degli uccelli e li replicava strumentalmente proprio. Sì, devo un attimo lavorarci un po' e vedere un attimo come gestirla da un punto di vista compositivo, Bene. come metterli, anche come unire tutti gli elementi concreti, che comunque sono elementi concreti di tot minuti che magari o vanno ripetuti o vanno messi Sì, insieme, certo, quindi dove vanno. incollarli, diciamo. Sì, anche qui secondo me va bene. Adesso vi voglio far vedere come si lavora con queste cose qua, perché sia che siano note, così, note musicali, sia che siano frammenti concreti, vi conviene organizzarvi perché scrivere a mano una partitura di una roba del genere rischia di essere molto, molto faticoso e quindi di non permettervi di volare alto, nel senso di scrivere note, partiture con migliaia di note e così via, perché ciascuna nota costa troppo. Capite? Leonardo, vuoi, c'hai qualcosa da commentare, da aggiungere, da dire rispetto a questo discorso di Milo? No, è un discorso molto interessante. Comunque non vedo l'ora di sentire il prodotto finito. Io pure devo dire. Allora, scusatemi, io vi devo lasciare un attimo per un'importante cosa che posso fare solo io e poi continuiamo la nostra lezione. Un attimo solo. Va bene. Eccomi. Ci siete? Ecco. Sì. Allora, vorrei farvi vedere quello che si può fare, per esempio, per diciamo usare il codice come una sorta di
cioè di ordinatore algoritmico, ma avendo dei file di configurazione in qualche modo, che vi permettano di cambiare tutto senza cambiare il codice. Ok? Allora, prendo un attimo, andiamo a vedere un attimo. Prendo un attimo. Ok, vedete? Sì. La prima cosa da dire è, voi conoscete, aspettate, questo lo mettiamo, dunque, la nostra prossima lezione, dato che c'è la domenica di Pasqua di mezzo, sarà il 12. Dodici aprile. Sì. Ah, 3 settimane. Perché c'è Pasqua di mezzo, c'è Pasquetta. Ma ci abbiamo comunque la lezione di domani di informatica, no? Sì, certo, quello sì. Ok. Allora, intanto vediamo, voi sapete che cos'è un array associativo? Ne abbiamo già parlato? Mi sembra di no, vuoi dire però È quello che Python chiama un dizionario, però in realtà il nome tecnico, diciamo, è l'array associativi. Array associativo. Allora, faccio un file. Un array associativo è semplicemente, allora, se un array normale è fatto così, no? Questo è array normale. A uguale 1, 2, 3, 4, no? E così via. E in ciascuno, cioè, ciascun elemento di A è indicizzabile con un numero, che allora, per esempio, AD0 in AD0 qui ci sarà 1, no? Perché è il primo elemento, mentre AD3 in AD3 ci sarà 4. Ah, è quello che non ha solamente gli indici numerici, ma può anche utilizzare le stringhe, no? Sì, non ha, Cioè, non le no, stringhe. non ha numeri propriamente detto, ma è possibile indicizzare, no? Un array associativo funziona invece con qualsiasi cosa. Per esempio,
e in Python si mette fra graffe, non fra parentesi quadre, e bisogna indicare qual è la chiave di qui possiamo mettere Milo, due punti, pezzo concreto e virgola, poi mettiamo Leonardo. Leonardo e Milo sono le due chiavi per accedere alle due stringhe, no? Claire de Lune. E così via, ce ne sono, può mettere infinite. E naturalmente qua invece di accedere col numero si accede con la stringa. Questa restituirà pezzo concreto, la stringa pezzo concreto, e questa restituirà vediamo se è vero tutto questo. Beh, qua mettiamoci dei print per farci stampare queste cose, se no non vediamo niente. Questi sono dei dizionari, dei cosiddetti dizionari in Python e altrimenti detti array associativi. Ecco, ho sbagliato, quindi siamo a posto. Non perché ho messo una graffa dove ci va una parentesi tonda, ma a parte questo, ok. Vedete che lui rispetto a questo, lui effettivamente mi fa quello che ci aspettiamo, no? 0, l'array di 0, l'array normale ritorna 1, l'array di 3 ritorna 4, no? Perché sono 0 offset questi array. E invece durante, nella cosa dell'array associativo, se io accedo con la chiave Milo e con la chiave Leonardo, mi fanno vedere delle cose, il contenuto di quella locazione. Ora potreste chiedermi, e che succede se io accedo a una cosa che non c'è, cioè per esempio a di 100, o in questo caso qua a di NIC B, per esempio, e questo restituisce, dovrebbe restituire none, che è il modo di Python per dire nulla. Vediamo se è vero. Ecco, qua non è così, lui genera un errore, ok? Se uno cerca di accedere a qualcosa che è fuori dal range, genera un errore, quindi noi la cosa che possiamo fare è fare il rescue dell'errore. Possiamo provare a vedere sotto che cosa succede. Ecco, la prima volta lui ha acchiappato l'errore e solo stampato errore, ma non ha generato
generato un vero e proprio errore. Nella seconda volta, siccome non abbiamo preso gli errori, ha generato un errore, ma possiamo fare la stessa cosa qua, no? E addirittura questo lo potremmo veramente fare così, che il try lo fa per tutti, in maniera che fare programmaticamente, e la stessa cosa la possiamo fare qua. Ok, così lui stampa errore se la chiave non è quella appropriata. Va bene. Allora, perché vi ho spiegato tutto questo? Perché esistono vari modi di fare file di configurazione. Uno dei più semplici che io conosco e che potete benissimo utilizzare è per esempio questo qua, che è la sintassi YAML, che è simile a Python, diciamo, come concetto. E vabbè, io lo chiamo conf.yaml, e la sintassi YAML vuole che voi abbiate delle chiavi espresse così, per esempio, e qui potete mettere veramente quello che vi pare. Per esempio, e tutto questo viene reso con array associativi o array normali. Per esempio, se volete, appunto, qua ci mettiamo frequenza 220, ampiezza pianissimo, poi cos'altro, articolazione agogica legato. Poi un'altra nota è invece 330, ampiezza mezzo forte e staccato, e così via. E questo naturalmente potrebbe essere una voce, no? Per esempio qua lo possiamo chiamare soprano, e poi qua ce ne mettiamo un'altra, basso, e qui potete mettere adesso. Se io prendo questa configurazione, è facile da leggere con Python. Facciamolo prima così, poi lo mettiamo dentro. Basta fare import YAML, che importa la libreria che legge la configurazione, e poi bisogna aprire il file, quindi si fa così: with open conf.yaml as, che ne so, fh. Qui si può fare print, per esempio. Dunque, no, qui si può fare il load. Cioè, lui apre il file e con il file aperto si può generare una variabile che è un array associativo,
E Scusa, ma che che cos'è FH? FH è quello che si chiama un file handle, cioè quando tu apri un file, la funzione open ti ritorna una variabile che è il tuo file sostanzialmente. Ok? Ok, grazie. E io lo posso passare al YAML. Spero, YAML load FH in maniera che lui lo metta dentro conf. Dopodiché posso fare print di conf, vediamo se succede qualcosa. No, non succede niente perché non è con la maiuscola, mi sa. È così. Ecco, lui l'ha aperto e vedete che lo ha decodificato. Adesso il problema è che mi sa che questa variabile conf me la sono persa, ma vedete che allora che cosa c'è? C'è un array associativo con due chiavi. Vediamo se ce l'ho ancora. Conf. Sì, ce l'ho ancora. Allora, se io faccio l'elenco delle chiavi che ho col metodo keys, mi fa vedere che ci sono due chiavi mi fa vedere un array di due chiavi, soprano e basso. Allora, se io accedo a conf di soprano, lui mi fa vedere un elenco di oggetti che sono note, per esempio. In questo modo, per esempio, è relativamente semplice mettere un sistema di note. Capite? Ma naturalmente questo invece potrebbe essere un sistema di frammenti sonori concreti. Per esempio, adesso copio questa, non solo, ma l'organizzazione potrebbe essere fatta in tutto un altro modo. Per esempio, io potrei dire, beh, siccome così è complicato, mi devo segnare tutte le note in un certo modo e io qua tutto sommato, per esempio, non, le ampiezze me le ricavo in un altro modo, eccetera, eccetera, possiamo configurarlo in un altro modo a seconda di come vi serve a voi. Copiamo conf0 in conf1. Allora, per esempio, siccome Leonardo ha fretta, lui vuole segnarsi tutte le note in un array, per esempio, e se le vuole segnare, per esempio, in pitch class 8.09, 8.07, 8.00, 8.01, no? E per esempio queste sono le note, mentre i ritmi sono altra cosa. Sono un array, facciamo che sono uguali, un sedicesimo, un sedicesimo, un ottavo, stessa cosa adesso. Così vedete che è più veloce per mettiamo qua mettiamo tutti 6.
E per esempio questo lo continuate a leggere con Python, ma si legge in tutto un altro modo. Riapriamo il file. Leggiamo intanto il file. Ok, questo l'ha letto, quindi conf è qua. E vedete che adesso qua è cambiata la cosa. Per accedere alle note io devo fare questo lavoro qua. Devo fare conf il nome della voce, soprano, e poi note. E poi per esempio la prima nota che è 0, la seconda nota che è 8,07 e così via. Ok, queste sono scritte in Pitch Class Notation, le note 8,09 è il La sopra il Do centrale, perché 8,00 è il Do centrale, quindi sono 9 semitoni sopra, avete 8,09. Il punto è che, per esempio, potete scrivere una cosa anche tipo 87032, che è la no, 86997, che è il sol con l'intonazione naturale, mentre O.07 è il sol con l'intonazione temperata. Capite? Ecco, no, quindi tutto questo per dire che voi potete organizzare, per esempio, il vostro software per lavorare con questo tipo di cose qua. Faccio un esempio. Nel caso di Leonardo, si tratterà di, per esempio, organizzare un oggetto che facciamo conto che sia la nota, no? È un oggetto che fa il lavoro che abbiamo fatto. Adesso faremo una pausa e poi cominceremo a farlo, in maniera che così siete già ben instradati per Grazie. lavorare questa settimana. Però, per esempio, nel caso di Milo, e lo faremo anche quello, potremmo fare degli oggetti che sono dei frammenti sonori. Certo. Oppure che sono anche un po' di tutto, cioè sia note che frammenti sonori. Ok? Ok, facciamo 10 minuti di pausa. Ok, va bene. perfetto. Allora ci vediamo alle 16:33. Sì, esatto. Ok, a dopo. Però vi voglio far lavorare a voi, non voglio farlo io, perché non so se vuole fare Leonardo, vuol fare Milo, che È vogliamo fare? indifferente, l'unica cosa di cui ho bisogno è sapere come si crea un file YAML, perché per quanto riguarda il file Python, ok, PyCharm, ma per YAML? È sempre un file di testo. Quindi con un Ah, editor di ok. testo qualsiasi, incluso PyCharm, suppongo lo possa fare.
potete decidere, potete usare un, io tutto quello che creo, creo con un editor di testo. Va Non ho bene, come bisogno vuole, di. sì. Non so, Milo, vuoi fare tu? Leonardo è molto scafato, quindi se la cava comunque. Se vuoi provare tu, Milo? Io sto con Oppure. l'altro computer, l'unica cosa è quella. Quindi E quindi? c'ho sull'altro il file di test, cioè la lettura del test. Va bene. Allora, Se vuole glielo vado a prendere, però non ci vuole. No, facciamo. Fa Leonardo, poi Leonardo, ricordiamoci, me lo metti sulla chat Sì. e lo metto sul repository Git. Subito. Si vede? Ok. Allora, nuovo file. File. Come lo chiamiamo? Allora, questo chiamiamolo Leonardo.yaml. Poi faremo pure Milo.yaml. Leonardo è quello con le note. Milo è quello con le Diamo la maiuscola o minuscola? Maiuscola. minuscolo, ma fa lo stesso. Va bene questa grandezza di carattere? Sì. Allora, mettiamo conto, adesso facciamo con l'ultima configurazione che abbiamo fatto, e cioè con le note, cioè con le voci separate e con le note e i ritmi separati. E Ok. mettiamo anche dei dati che valgono per tutti, tipo il metronomo. Ok? Ah, per esempio, no, prima mettiamo metro. Che ne so, metti un valore metronomico, cioè no, è col due punti, non è con l'uguale, appunto. Sì, 2 punti, scusi. 40 bpm. Posso mettere bpm o No, devo mettere il numero? devi mettere solo il numero, perché Ah, ok. stacca il 40 dai due punti. Ok. 40, ammazza, ci vai lento, ma va bene. 60, non, io direi Ok. No, se è per 60 il flash. è troppo triviale. No, io non mi ricordo a che metronomo sta il BPM. Si controlla subito. Cinque. 65, ok, perfetto, 65. Ok, adesso questo lo possiamo veramente decidere come ci pare, come ci viene più comodo, però io forse, cioè per esempio potremmo fare melodia accompagnamento, non so, cose di questo tipo, no? Sì. Allora fai melodia due punti. Allora, vai a capo, no, vai a capo e stabiliamo che la melodia è fatta di vari elementi, cioè note, per esempio, due punti, e poi ritmi sotto e così via. No, ritmi deve essere. Senza Allora, il tab. sì, perché allora lui arrangia le cose a seconda dei tab, un po' come Python. Ok, adesso ok, qui dentro ci puoi mettere dinamiche, puoi mettere tutto quello che ti pare, no? Due punti, eccetera, eccetera, vabbè, agogica, quello che vuoi, staccato, legato. Ok, oh, e al tempo stesso, per esempio,
oltre alla melodia possiamo fare l'accompagnamento che avrà le stesse cose, solo magari organizzate in una maniera diversa. Al posto di... E questo si chiamerà accompagnamento. Ok. Adesso facciamo che segniamo le note in una maniera, diciamo, relativamente... facciamola il più semplice possibile. Adesso segniamo delle note a caso, non è importante. E segniamole come se fosse un array di note. Quindi aperta spazio, aperta quadra. 8.00, 8 punto, facciamo una scala cromatica, fa lo stesso, 8.00, 8.01, 8.02 e così via. Poi ci metterà le note vere. Ok? Vabbè, metti quattro note. E sotto nei ritmi dovremmo mettere, che ne so, una quartina di semicrome, no? Quindi questo lo segniamo così per semplificare. No, però il problema è che qua devi mettergli punto 0 su 16, perché se no lui non, questi vanno tutti a 0. Questo, così lui sa che sono dei floating point e li divide per benino. No, 1 fratto 16. Ah, non mi ha messo il fatto, scusi. Vabbè, capita. 1 fratto 16. Poi Un altro sedicesimo. ancora un altro, no? E poi ci metti un quarto. Cioè 5 note, 5 ritmi. Ecco, la cosa che non è detto che bisogna avere 5 note e 5 ritmi, ma questo ci semplifica la cosa, perché così uno sa che cosa fare con... Ma per esempio, se tutte le dinamiche sono uguali, uno potrebbe mettere una dinamica sola e tanti saluti. E così via, perché adesso vi faccio vedere cosa si fa dal punto di vista... Quindi, vabbè, qua fai P... Uno, due, tre, ok. Ok, vabbè, la logica ti puoi organizzare, dire legato, oppure L per legato, S per staccato, deve essere una roba veloce, capito? Adesso queste per il momento non le prenderemo in considerazione. Ora, Sì, pensiamo dei valori casuali. sì. Per l'accompagnamento, per esempio, più o meno puoi usare tutte quante le stesse cose, salvo che per esempio le note magari vuoi fare degli accordi. Allora le prime tre note, per esempio, vuoi che siano un accordo, no? E quindi fai un sottoarray di questo. Cioè, no, proprio all'interno delle note ci metti un altro parentesi quadra dentro. Tipo dopo 8,00 ci faccio un'altra No, parentesi no, quadra. apri una parentesi quadra subito dopo la prima parentesi quadra. Ah, subito dopo la prima. Sì, all'interno, ecco, questo, poi no, la chiusa della parentesi quadra la fai dopo 8.02, no? Quindi questo diventa un accordo. No, quadra, lo so, questo ti rompe le scatole. Ok, poi fai invece una parentesi quadra intorno a questi qua, eccetera, eccetera. No? E qui ritmicamente hai solo due cose, no? Se ne vuoi avere cinque, devi mettere cinque accordi. Gli accordi sono di un certo numero di note. Ok? Ok, quindi se ne voglio avere 5 devo fare Vabbè, altri 5, sì. lo stesso.
virgola, un'altra volta, virgola, un'altra volta. Ok, mettiamo conto. Ok? Bene. Ok, allora adesso facciamoci il codice che legge questa roba qua. Ok? E che organizza organizza. Ecco, i commenti si fanno proprio così, giusto? Ok? Va bene, allora adesso dobbiamo creare il codice, quindi adesso fai un file. Allora, questo codice sostanzialmente che cosa? La prima cosa che vogliamo crearci? Fai Fai il Python o fai il normale? Python, Ok. che è la stessa cosa, lo chiami nota.py. Ok, quindi ci facciamo la classe nota. Ok? La classe nota viene inizializzata con uno di questi affari qua. Allora, vediamo un attimo, fai class nota con la N maiuscola, due punti, no, due punti. Ah, è vero, due punti e poi. Vai a capo. E qua facciamo l'inizializzazione, def underscore underscore init underscore underscore, no, spazio ci vuole in mezzo, def spazio underscore underscore init underscore underscore, aperta parentesi. Ecco, guarda, no, però ci vuole anche un underscore underscore dopo l'init. Te l'aveva fatto vedere lui. No, 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 no. Ah, Non è. ok. Dopo il nome init, vedi, ecco, te lo sta facendo vedere Abbiamo fatto un altro salto, lì. allora. Ok, va bene. Vai a capo. No, aspetta, qui c'è un argomento in più. Gli dobbiamo dare un array associativo che proviene dal file YAML. E Ah quindi no, aspetta, aspetta, non lo melodia. possiamo fare così. Non lo possiamo fare così. No, allora qua ci dobbiamo mettere tutti i parametri che gli passiamo. Facciamo che gli passiamo allora, qua gli passiamo Melodia, noteri. no. No, perché la melodia è fatta di tante di queste note, Quindi note, ritmi, dinamiche, no? agogiche. No, no, lo dobbiamo fare in maniera un po' più furba perché l'abbiamo fatto così, non abbiamo scritto una singola nota separatamente, quindi non gli possiamo passare così. Ma adesso ti faccio vedere come si fa. Comunque, prendi la nota e qua ci mettiamo l'action time e la durata sicuramente servono. AT, virgola, dur, virgola, nota, n puoi mettere. Oppure, sì, virgola, cos'è che abbiamo detto? La dinamica, di, poi, sì, oppure din, come ti pare. E poi Ago. l'agogica, no? Sì. Ok, adesso qua li mettiamo tutti internamente come parametri. Vai, vai. Qui allora devi chiamare self.at uguale a t, no, self.dur uguale dur. Ok, Mandava a capo. ce la puoi fare. Non mandava a capo. Perché sono self.nota, scrivilo nota adesso. Nota magari con una N solo.
uguale a n. No, no, uguale a n. No, perché quelli Ah, sono argomenti ok. della funzione, queste sono le proprietà dell'oggetto. Self.dinamica uguale d e self.agogica uguale ago. Adesso la questione è che ago, per esempio, l'agogica la dobbiamo, vabbè, ok, per il momento lasciamo, va bene così. Poi, adesso però, adesso facciamo una funzione che si chiama TucciSound. Vai a capo, lascia una riga qua e fai tab, no, tab, def. Spazio to underscore c sound, aperta parentesi self, chiusa, ok, quello va bene e vai a capo. Ah, to c sound sostanzialmente stampa la riga di c sound, no? Quindi fa un print di aperta virgolette, aperta aperta parentesi, aperte virgolette, per il momento semplifichiamo la cosa, mettiamo I1, no, I1 spazio per 108.4F, tutte le varie per 108.4F, virgola per 108.4F, no, senza virgola, scusami, per 108 punto, aspetta, qua la Sono 5. dinamica, eh? Dovrebbero essere 5. No, sono 4 perché la logica non si, la logica è un'articolazione della durata, quindi adesso poi vediamo tutte le cose che bisogna fare. Sono 4. 1, 2, 3, 4. Allora, adesso qua dobbiamo uscire dalle virgolette, mettere uno spazio, un per cento, un altro spazio e aprire una parentesi, perché questa è. Allora, qua ci mettiamo self.at, self.dur, dinamica. Ah no, vabbè, mettiamo prima la nota, va benissimo. Self.dinamica. Basta. E basta perché sono 4, ok? Ora però il problema è che per creare questa cosa qua, cioè, allora, questa va bene così, no? Adesso ci dobbiamo fare un'altra classe, secondo me, che è la classe voce, che riceve. No, ma questo è stato in un altro file. No, non in questo. Ogni classe ha un suo file. Facciamo. Questa è un'altra. Voce.py. Voce già ce l'ho, lo chiamo voce nota, così Ma sappiamo più o perché meno a quale. stai sempre nella stessa cartella? Sì, dovrei farne un'altra, però poi Vabbè. dovrei riimportarmi tutte le librerie. Allora Vabbè. chiamalo voce. Ok, voce nota.py. E la classe la chiama. Ah, aspetta, prima di fare questo fai from nota import. Nota con la N maiuscola. Ok. E no, classe con la C minuscola. E lo chiami voce con la. Ok, basta voce perché poi dopo sappiamo che dobbiamo importarlo da voce nota. Due punti. Ok, a questo punto qua vai avanti e fai sotto. E fai def spazio
spazio underscore underscore init underscore underscore self, però virgola, qui gli passi l'array associativo che proviene dalla voce, cioè no, no, ma glielo passeremo con un altro oggetto ancora, col creatore, no? E che prende tutta la voce, quindi chiamala V. Ok. Questo noi sappiamo che è un, cioè verrà passato da uno YAML e quindi è un array associativo. Quindi tu devi fare self.voce oppure self.voce underscore dict, il dizionario, uguale V. Ok, a questo punto, una volta fatto questo, però questo deve chiamare un altro metodo che fa il, che dobbiamo scrivere, che fa tutto il setup delle voci, no? Che richiama anche l'array. No, aspetta, scusami, qua ci va un array vuoto di note. Allora, self.note, aperta, uguale, aperta quadra, chiusa quadra. Poi chiamiamo una funzione che dobbiamo ancora scrivere, che si chiama setup, self.setup, aperta parentesi, chiusa parentesi. Cioè una volta che lui ha il file di, no, no, aperta parentesi, chiusa parentesi. Questo Ah, è un senso metodo. uguale. No, è un metodo questo, ok? Lui deve eseguire questo metodo quando crea la classe voce. Ok? Adesso Quindi dobbiamo ora dobbiamo scriverlo fare sotto. def Sotto lo. setup. Sì, esattamente, bravo. Però deve essere tabbato. Con un tab, sì. Che prende self come argomento. Oh, e qui viene il bello della faccenda. Perché noi nel voice dict abbiamo il dizionario. Ok? Allora, per esempio, noi dobbiamo elaborare, dobbiamo andare in giro per il dizionario e prendere le varie. I vari elementi, no? Allora, no, devi, sì, devi stare dentro di un tab. Ok, allora io proporrei di fare che la quantità di note necessaria dipende. No, non si può fare veramente. Dunque no, perché noi abbiamo due situazioni, una situazione in cui abbiamo delle note singole e una situazione in cui abbiamo degli accordi, però questo adesso ci penseremo dopo. Noi potremmo fare, allora li pigliamo dai ritmi il numero di note. La dimensione fai dim uguale len di aperta parentesi self.voce dict che è il nostro dizionario aperta quadra apici ritmi si chiama quella voce? Sì, mi pare di sì. Ritmi, sì. Beh, Ritmi. pigliamo i ritmi come riferimento. Ok, adesso sì, perché se abbiamo. Ok. Allora, adesso mettiti un indice, cioè un
una variabile che ti vai a capo e scrivi i o indice o index o idx o come ti pare. Idx uguale a 0. Andiamo in giro per tutte le note. E fai while aperta parentesi idx, no, while idx minore di dim, due punti, boh, no, senza aperta parentesi, chiusa parentesi, vai a capo. Qua bisogna costruire tutte le note. Allora, dunque qua cominciamo col dire, ok, facciamo finta che l'action time parta automaticamente da 0, tanto è più o meno quello che succede sempre. Quindi metti una variabile sopra Ah, vedi che mi serve anche un'altra cosa. Sì, vai a capo e scrivi AT uguale 0. Nell'inizializzazione, salviamoci anche il metronomo. Fai quindi alla riga 3, no, no, alla riga 3. Dopo la V mettici virgola M, questo è il valore di metronomo, ok, e qui ci metti, no, però self metro lo devi salvare prima del setup, se no non ce Sì, l'hai poi quando, faccio un ok, capo dopo. va bene, M, ok, adesso però sì. Quella riga lì la devi mettere sopra la riga del setup, perché quando hai il setup devi già avere questa variabile istanziata. Aspetti, in che senso? Self metro va Self sopra metro setup? deve andare sopra self setup, perché sennò quando vai a eseguire self setup non hai la variabile metro. Così dice. No, no. Leva quella riga. Allora, self setup deve stare sotto self metro. Ci sta già. Scusami, self setup deve stare sotto self metro, in questo momento sta sopra. La chiamata self setup, Ah. self.setup. Hai capito? Sì. Ecco, esatto. Uguale M. Avevo capito un'altra cosa, avevo capito che No def problem. setup self dovesse stare, No scusi. problem. Allora, potremmo dire, Perché gli ho allora, passato prima. vai alla riga 10 e aggiungi una riga prima di dim e calcoliamoci il periodo, no? Il periodo del metronomo, cioè l'inverso della frequenza. Il metronomo è una frequenza, anche se è una frequenza in minuti e non in secondi, no? Quindi scrivi periodo uguale 60 secondi fratto self.metro. Ok? Allora, per essere sicuri che questa cosa funziona, mettici un float intorno a self.metro, in maniera che lui lo converte in floating point. Float aperto. Cioè prima di self.metro scrivi float, aperta Float. parentesi, self.metro, chiusa parentesi. Ok? Milo, stai seguendo? Sì. È tutto chiaro? Se ci sono delle cose che non sono chiare, fermate, Certo. eh? Ok, leva la riga 14 che è vuota. Ok, adesso qua noi andiamo avanti a elaborare note. Allora, per esempio, qui facciamo
che le note siano, facciamo così, facciamo n uguale self punto voce dict aperta quadra apici note chiusi apici. Ok, e poi chiusa quadra, poi riaperta quadra idx, quindi prendo la prima cosa di note. Ok? Ma qua non si prende la zeresima, cioè quella che. Cioè. Partiamo da zero, sì, prende la zeresima, sì. Non sarebbe meglio fare di x uguale 1? No, perché altrimenti ci prendiamo la prima. Ah, quindi i di x parte da 0. 0 Idx non c'è, parte quindi da va a 0, 1. come non c'è? Idx di, cioè self.voicedict Cioè, non. di note è 8.00. Scusi, quindi questa nota qua è 0 e questa È nota la qua è 1? zeresima, questa è la Ok. zeresima nota e quella è la unesima nota, però la prima nota è la zeresima. Ok. Ok, Sono sì, non l'avevo zero capito. offset, gli array sono sempre zero offset. L'unico posto dove gli array sono 1 offset e MATLAB, purtroppo. Ok. Ok? Grazie, scusi. Bene. No, no, ma è giusto, mi raccomando, fermatemi. Ok. Per il momento lasciamola là le note, perché non sappiamo se è una nota sola o se sono tante, se è un accordo. Per cui intanto pigliamoci le altre cose, il ritmo, no? Quindi R sotto N, sempre tabbato, uguale self.voce_dict, aperta quadra, ritmi, no? Aperta quadra, ritmi, Apici, chiusa quadra, aperta quadra, IDX. Qui dobbiamo farlo per tutte le componenti, quindi questo poi invece che ritmi, quindi sono quattro, dinamiche, giusto? sì, però mettici una D, E poi che cos'era? l'ultimo è la logica. Ok, allora adesso dobbiamo capire se le note sono una o tante. Allora, come si fa a capirlo? Aspettate, fatemi fare un attimo una prova, tanto per capire. Se io dico che questo è un array, 1, 2, 3, type A, mi dice lista, is list, no, list con la più, cioè io voglio sapere se una variabile è un numero o una lista.
questo sì, l'avevo fatto. Unique ID. Is instance, ecco. Allora, se io faccio is instance a lista, sì, forse instance. Ok, invece is instance 3.0 ok. Allora bisogna fare adesso andiamo a capo qui e dobbiamo capire se la cosa specifica, la nota è una lista di note oppure una nota singola, no? E a seconda di quello che succede bisogna fare varie cose. Allora, io farei così: if is instance, Questa? cioè questo is instance, sì, n che è la nostra variabile, virgola. Allora, se è un float è una nota sola, no? Se ha un E array io invece sono più note. sono più note, però sono più note che hanno tutte lo stesso valore ritmico e tutte lo stesso, no? Quindi io farei if is instance, intanto comincerei dal float, no? Sì. Float, scrivi float, ok, vai a, fai due punti e vai a capo e tabby. Allora, qua fai self.note.append, perché questa è una lista, cioè appendiamo in fondo alla lista. Chiamerei un altro metodo che adesso scriveremo, self.create underscore note. E li passiamo tutte le variabili del caso, cioè n, virgola, r, virgola, d, virgola, a. Ok? Ok, e questo è, fa questo scherzo qua. Se invece if, allora vai a capo, no, adesso questo lo fai. No. Ecco, if is instance, adesso la questione è, no, tanto fa una o l'altra, non può fare list, se è una lista, fai due punti, perché per Python gli array sono liste, due punti, allora fai self, ah no, 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 scusami, for. For adesso no, aspetta, n l'abbiamo già usato. For nn in n, sostanzialmente fa la stessa cosa che hai fatto sopra, self.note.append, in cui però invece di self.createNote e poi però invece di n ci metti nn, virgola r, virgola d, virgola a. Ok, allora adesso però il problema.
che non andiamo avanti né con l'IDX né con l'action time. Quindi adesso, dopo tutte queste, dobbiamo Quali fare, pub? no, allineato con l'if, diciamo, devi fare IDX uguale, no, IDX più uguale a 1. Cioè, questo incrementa di 1 la nota. Sarebbe l'x se stesso più uno, no? Sì, più uguale a 1 significa ID è una stenografia per dire IDX uguale IDX più 1. Ok? Adesso il problema qual è? È che non andiamo avanti con l'action time. Come facciamo a sapere dove dobbiamo andare? Si potrebbe fare for n in n a t più r, cioè a t è 0 e ritmi ti dice quant'è la t e ti fa a t che è 0 più ritmi, che sarebbe dove dovrebbe No, iniziare, no? aspetta, perché i ritmi sono da convertire Ah, è vero, perché i ritmi sono, li abbiamo messi in... in sì, questi sono da convertire, cioè ci sono una serie di conversioni da fare, anche le dinamiche sono da convertire. Quindi, no, adesso va bene, andiamo a fare il create note, poi vediamo che cosa fare. In questo momento l'action time è abbastanza. Anzi, scusami, nel create note, no, sopra alla riga 20, alla riga, bisogna metterci anche l'action time. Quindi virgola, questo qua è virgola, virgola e sotto anche virgola action time. Poi questo action time in questo momento non lo stiamo facendo andare avanti, quindi ci avremo tutti i zeri, ma adesso vediamo come farlo per capire come procedere. Ok, allora def self sì, create underscore note aperta parentesi self virgola e poi ci va l'action time virgola la nota virgola cos'è il ritmo Anche a ne però. no la nota è ONONN. Poi c'è il ONN, ritmo, poi la ok. dinamica, poi la logica. Ok, adesso qua bisogna fare tutta una serie di conversioni perché ce le abbiamo in. Allora, la nota va bene così. Dunque, il periodo. Facciamo Infatti così. la nota non l'abbiamo messa in each class. Non dobbiamo convertire No, pitch class lo converte csound, non c'è problema. Ah, Legge. ok. Se volete facciamo anche la conversione della frequenza per imparare a farla, ma insomma non è importante. Allora, qua l'action time, dunque, facciamo così, il periodo. Passiamolo, vedi che l'abbiamo calcolato alla riga 10. Sì. Possiamo scrivere invece di periodo, possiamo mettere self.periodo in maniera che lo salviamo come, perché così ce l'abbiamo dentro anche dentro create note, perché fa parte delle proprietà dell'oggetto. Ok? No, non c'è bisogno di passarlo, ce l'abbiamo. Se tu lo metti Ah, ce l'abbiamo self.periodo su, è sta vero. dentro il tuo oggetto.
Ok? E siccome questo create note lo chiamiamo dopo aver inizializzato, ce l'abbiamo. Ok? Sì, vero. Allora, adesso la durata della nota, allora, qui dobbiamo fare un po' di conversioni. Cominciamo con la logica. La logica, noi che cosa useremo come logica? Legato, staccato, eccetera, eccetera. Noi abbiamo, sì, legato a stacca, noi abbiamo usato LS, LSS, LS. ok, bene, vabbè, poi ce ne puoi mettere anche tutte quelle che vuoi, ma insomma, facciamoci un altro metodo prima di fare. Vai sotto, adesso questa lasciala non finita. Vai sotto e scrivi un altro metodo allineato sempre con. Allora, def. No, no, dov'hai? Allineato Allineato sempre con col def. create note. Sì, è sempre un metodo. E fai convert underscore logica. Tu gli passi la logica e lui ti dà qualcosa, virgola. Allora, questo avrà un dizionario suo, chiamalo addict. A trattino basso dict. Se vuoi, sì, come ti pare. Poi fai uguale aperta graffa. Allora, se c'è la lettera L, allora quindi apici L apici, due punti, Dentro legato, fuori dalle apici. sì, fuori dalle apici. Legato significa, per esempio, che la durata è 1,1 volte la durata stessa, no? Cioè è un po' più lunga, in maniera che si lega. Capite? Quindi scrivi L, tra apici, due punti, 1,1, virgola, S, invece, tra apici, è uguale a due punti 0,5, cioè è la metà della durata. Ok? Basta, non ce ne sono altre per il momento. Poi Sì, puoi usare effettivamente. martellé, super staccato, staccato legato, puoi fare quello che ti pare. Ok? Basta che Slider. l'aggiungi a questo dizionario. Ok? E poi Se dovessi sotto, avere delle domande, glielo posso scrivere su. certo, Ok. sotto, beh, anche Milo, se, cioè, perché adesso poi faremo quello di Milo. Return a underscore dict aperta quadra di A. Cioè, Non so se facciamo in io. tempo, maestro. No? Ma Ma sì, ci abbiamo messo mezz'ora a mezz'ora. farlo. Ci abbiamo No, mezz'ora forse. giusta. Adesso vediamo. Comunque, beh, comunque diciamo che la cosa di Milo è più o meno la stessa, salvo fatta con i frammenti sonori. Vi voglio far vedere appunto come si crea con entrambe le cose. Allora. Questo fa la conversione tra un valore numerico che ci servirà per calcolare la durata della nota, no? E il valore ci servirà per calcolare la durata effettiva. Quindi, e adesso fatti un'altra funzione sotto, già che ci siamo. Che è def calc underscore dur, dov'hai? Sto mettendo una Aperta sullo parentesi, scotch. self, virgola, di la durata e
l'action time, l'AT. Ok? No, scusami, non l'AT, l'agogica, A. Ok? Allora, adesso il calcolo della durata è fatto così. La durata in se stessa sarebbe, allora fai res, per esempio, scrivi res, è uguale, siccome noi il BPM glielo stiamo dando, facciamo conto che glielo diamo in 4 quarti, no? È 4 per self punto periodo per di, perché Prima perché io adesso. ne risultato è result, Ah, ok. result, adesso poi questo è un valore che ritorniamo, però prima lo dobbiamo moltiplicare per la logica. Cioè il ragionamento qual è? È che siccome io il periodo è legato al metronomo, è l'inverso del metronomo, e per esempio se io do una semiminima, cioè una nota da un quarto, no? Mi deve valere una volta il periodo. Lo capite? Quindi la devo moltiplicare per 4. Quindi ho 4 per un quarto fra 1 moltiplicato per il periodo, ho la durata metronomica. Capite quello che voglio dire? Cioè, Milo? è come fare una Se io per moltiplicazione esempio ho del tempo. una croma sarebbe il doppio del periodo, quindi la Uno per durata è la quattro. metà. Quindi Sì. io ho un ottavo che devo moltiplicare per 4, mi viene 4 ottavi, cioè un mezzo, e mi viene la metà del periodo, e così via. Un secondo, maestro. È chiaro, Milo? Ti è chiaro il concetto? Scusi, c'è Sì. stata un'attima interruzione, eccomi. Ok. Allora, adesso vai a capo e facciamo return res moltiplicato a, perché a è la nostra, scusami, no, res moltiplicato self punto convert underscore agogica di A. Ok? Perché io metto, per esempio, se ho una nota, una croma, però staccato, questa non mi vale un ottavo, mi vale un sedicesimo. Ok? Sì, perché è 1 per un quarto. Cioè 1 per 0, cioè per 1,1. O 1 per No, 0,5. sì, nel senso che nel caso del legato mi varrà un po' più lungo, nel caso dello staccato mi Dello verrà più staccato un po' corto. di meno. Vabbè. Comunque, questa è la sostanza della cosa. Quindi noi abbiamo che quando creiamo la nota, allora, adesso siamo pronti per creare la nota. No, aspetta, abbiamo ancora una cosa da fare, di convertire la dinamica. Ecco, la dinamica sarà più divertente perché possiamo fare calc, vabbè, ok, aperta Ah, parentesi, la chiami calc come te time. pare, chiami come te pare, basta che ti ricordi come l'hai chiamata, aperta parentesi, self virgola, tu gli passi la dinamica e poi sotto facciamo la stessa cosa, facciamo un d underscore dict. Aspetti. Aspetti, la dinamica era. Le dinamiche sono pianissimo, fortissimo, eccetera, eccetera. No, no, sì, allora. Ma qua noi dobbiamo Questa. mettere, noi li dobbiamo mettere in decibel, no? Allora, qua è self dur, non di. Periodo per dur. Ma vabbè, ma quell'argomento là tu lo puoi chiamare come te pare. Va bene, va benissimo. Ok.
Ok, se vuoi essere, per essere più chiari, li chiami nel modo in cui sei più chiaro. Allora, la dinamica adesso dobbiamo fare il dizionario di underscore dict, e quindi qua dobbiamo mettere uguale, adesso la facciamo anche qui un po' alla Carlona, però aperta graffa. Allora, partiamo da PP, per esempio. PP. Due punti, facciamo meno boh, 24. Andiamo avanti di 6 per ogni livello, virgola. Poi P uguale meno 18, due punti meno 18. No? Chiaro? Poi virgola MP, mezzo piano. Due punti meno 12, virgola, aperte virgolette, mezzo forte, mettiamo. Poi ci potete mettere tutte le sfumature che volete. Meno 6, no, allora qua siamo un po' messi Facciamo male. Facciamo che parti da meno meno 30, 18. meno 30, meno 24. Meno 12. In realtà questa è molto grossolana come dinamica, però va bene. Meno 12, F, meno 6 e FF0, virgola, virgola, FF, due punti, 0. No? E questo non fa altro che fare il return, di d underscore dict aperta quadra di dict aperta quadra di chiusa quadra. No? Ok? Boh. Siamo pronti? Ok, Allora adesso dobbiamo fare create torniamo note. al create note. Il create note fa semplicemente questo: return spazio nota con la N maiuscola, aperta parentesi. Allora, ci va a t, gliel'abbiamo passato, a t è così, virgola, n è così com'è, virgola, Prima dur, prima a t, durata, n, dinamica, diacritica. giusto, allora, a t, poi la durata è self.calcdur di dur, virgola e a mi serve anche virgola. Poi cos'altro gli serve alla nota? Gli serve la action time, la durata, la nota n e scusa, r che cos'era? Era ritmo. Credo si riferisca. Aspetti. Ritmo, giusto, il calcdur, quindi la durata è R self, dunque at self calcdur di R e A. Ok. E ora la dinamica e la logica. No, la logica sta dentro il calcolo della durata, Il la dinamica calcur. ci va. E quindi bin Di bin. self.calc cioè no, come si Incom. chiama? Sì, din Incom. conv di che cosa? Di Di
Non D. so. D. Sì, ma che nel nostro caso si chiama D. Sì, ok. Mi pare che ci siamo. Dovremmo esserci. No? Dovremmo Adesso esserci, sì. sì, ma manca una cosa, che è mandare avanti l'action time. E questo ci manca proprio. Allora, l'action time in realtà... No, il problema è che Calcdur ce lo calcola già con la logica dentro, che io non vorrei. Allora aspetta, cambiamo un attimo Calcdur. Dunque no, aspetta, a Calcdur... Non gli, perché così ci può far comodo Gli facciamo fare il return solo di resto. dunque no, sto pensando a cos'è che conviene fare. Gli facciamo fare solo il return di res e non ci serve la A. Quindi non serve la A nell'argomento di Calcdur. Aspetta, poi lì bisogna fare una cosa. Però leva la A dalla definizione di Calcdur, perché se no non ce la facciamo. Cioè, se no non funziona questo. Ok, tanto non serve qua. Adesso sopra, quando calcola la durata, gli metti self.calcdur di R moltiplicato self.convertagogica di A. Abbiamo. Ok, adesso però per sapere qual è il prossimo action time, questo alla riga 24, diciamo, abbiamo fatto tutto questo perché così il prossimo action time è, vai a capo e scrivi AT più uguale, spazio più uguale, spazio. Sì, scusi. Self.calcdur di R, calc underscore dur di R. Cioè lui no, aspetta, perché aspetta un attimo, perché R si sì, sta Calcolo siamo la durata della sì, nota, la prossima nota. cioè calcola il prossimo action time, ok? Aspetti, ma funziona anche con gli accordi, in questo caso, Certo, con gli perché gli arrangiamenti? accordi, vedi, li fa tutti con lo stesso action time, che è giusto. Sì, è vero. Qua uno, ok, perfetto. Adesso non ci resta che provarlo. Ah no, aspetta, aspetta, fermo, non è finita qua. La voce deve avere una funzione Tucci Sound, quindi fai è facilissima, la funzione, falla sotto in fondo. Fai def Tucci Sound, non fa altro che chiamare. No, 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 è diversa. Come viene copiare questa? Ah. Ma no, non è la stessa cosa. Scusa, la def tucci sound qua, to underscore c sound, aperta parentesi, self, chiusa parentesi, due punti, vai a capo. Questa chiama tutte le note e fa for n in self.note, due punti, vai a capo, e fai n.tucci sound.
chiami tutte le note e gli fai fare il proprio metodo n.to underscore c sound, aperta parentesi, chiusa parentesi. Ok? Bene. Adesso l'unica cosa che ci vorrebbe, mi sa che ha ragione Milo che non ce la facciamo, è un altro oggetto che praticamente legge il file YAML e lo passa e crea tante voci quante sono le chiavi del file YAML. Ok? Mi rifai rivedere un attimo il file Subito. YAML? Allora c'è metro e poi c'ha queste due voci. Questa è un po' una porcheria perché adesso vabbè. Ok, facciamo un file che si chiama boh, creatore, Dio, quello che ti pare, che è un altro oggetto. File Python. Ed è questo fa from come l'abbiamo chiamato? Voce nota? Voce c'è nota. nota import voce. Ok? No, No, non nota. No. c'è bisogno No, tanto perché viene importata direttamente da sì, voce nota. non ci serve. Allora fai class creatore con la C maiuscola, due punti. Allora, a questo gli passiamo direttamente il file di, no? Quindi def underscore underscore init underscore underscore self virgola file. Ok? Allora, questo deve fare self.file uguale file e poi fa un'altra funzione setup come Self nuovo sì. file e che deve fare? Un'altra funzione di setup, quindi deve fare self.setup aperta parentesi chiusa parentesi. Io consiglio sempre di staccare, fare due funzioni diverse. Quindi vai a capo e scriviamo la funzione di setup. Def setup aperta parentesi self chiusa parentesi e poi due punti. Vai a capo. Ok, adesso apriamo sto benedetto file e fai with open aperta parentesi self no self no no self.file chiusa parentesi as boh as conf quello che te pare due punti. Allora, facciamo che self.dict è uguale. Ah, beh, qua dobbiamo importare anche YAML. YAML.load di aperta parentesi, conf chiusa parentesi. Ok? Qua scriviamo import YAML. Dunque, allora però aspetta, dentro la variabile init, cioè dentro la funzione init, prima del setup, mettiamoci anche un'altra proprietà, fai self.voci e mettiamo un array vuoto, uguale, aperta, Uguale quadra, array chiusa. vuoto. Sì, ok, a La posto. domanda era uguale punto do due punti uguale, No, perché no, qua si uguale. definisce il. Qui assegniamo un array vuoto alla proprietà dell'oggetto creatore che si chiama voci. Ok? Allora vai sotto
E adesso qua dobbiamo riempire queste benedette voci. Allora, qui abbiamo il dizionario, vai a capo. No, non allinearti con quello, fai self. No, scusami, fai for k virgola v in self.dict.items, cioè negli oggetti di questo array associativo. Allora, adesso qua abbiamo due indici, uno è la chiave dell'oggetto associativo e l'altra è il valore. V è il valore, key è la chiave. Metti due punti. A noi quello che ci interessa è che la chiave non sia metro, ok? Quindi vai a capo e scrivi no, k, la nostra variabile è k. Ah, sì, Is, giusto. puoi scrivere proprio is not, spazio apici metro chiusi apici, perché quello non lo vogliamo convertire, due punti. Allora qua creiamo e mettiamo dentro, fai self.voci.append, aperta parentesi, allora voce con la V maiuscola è un oggetto, dobbiamo creare un oggetto, aperta parentesi, qua ci mettiamo, aperta parentesi ancora, V, Sì, UM, no? no, è il metro, no, il metro qua è self.dict, aperta quadra, apici metro, chiusa quadra. No, con gli apici, però metro. Metro è una Me li ha stringa, perché messi? no, non mi sembra. Non Ok. una cosa. Ok, bene, ci dovremmo essere. Adesso vai a capo. Dai, che abbiamo fatto. Questo praticamente apre tutte le voci e le crea. Ok? Adesso vai a capo, vai sotto. E fai def tucci sound, e questo fa lo stesso scherzo che faceva la voce, che chiama tutte le note, aperta parentesi self, chiusa parentesi, due punti, e fai for v in self.voci. Due punti, Ah, due due punti, punti. v.tucci sound. Quindi questa chiama le voci, quale a loro volta chiamano le note, e stampiamo tutto. Aperta parentesi, chiusa parentesi. Fine della questione. Ok, ora il problema è che per far funzionare questo affare qua bisogna fare, facciamo un piccolo file che si chiama main. Python. Sì, che però chiamiamolo Leonardo questo. Leonardo punto, vabbè, diciamo Leonardo mi PY. punto più guai. Sì, va bene. Allora, questo fa from creatore import creatore. Poi fa no, no, basta questo. Un Dovrebbe po' importerò bastare. anche YAML. Ah no, giusto, No, lo l'importatore. YAML, fai C uguale creatore, no, con la C maiuscola, devi creare un oggetto creatore, aperta parentesi e l'apice con il nome del file leonardo.yaml in questo caso, per esempio. Ok? E dopodiché vai a capo e fai c.tucci sound.
Aperta parentesi, chiusa Così. parentesi. Sì. Ora, se esegui questo, questo dovrebbe far tutto, se non abbiamo fatto errori. Ma siccome li abbiamo fatti, dunque, dove li abbiamo fatti? Al creatore. Linea Andiamo a vedere il 10. creatore, cosa c'ha? Setup self. Ah. Cos'è che manca? Aspetta un attimo, setup, no, ma è che al creatore.py alla linea 10 c'è un problema. Prova a giuntare lo spazio con la. Lì c'è uno spazio tra setup e la. E la. Ah no, no, lì però non risulta. No, no, chiudilo, chiudilo. Vabbè, no, fermo, che sta a fare? Mi faccio un attimo di scrivere def setup.set. Sta a far venire il mal di mare. Aperta parentesi, self, chiusa parentesi, due punti. Ok, riprova un attimo. Vediamo subito. Ecco, adesso si è smerdato tutto perché non ha lo stesso indentation level, maledetto. Che No, c'è beh, lo stesso Python. indentation level ce l'ha. Ma lui. Infatti, questa è la porcheria. È che Python non c'è verso di capire perché ti dà questi errori qua. Ma se facessimo un PDB? No, non passa la sintassi. Questo PDB non mi fa niente. Scusa, torna un attimo su, fammi vedere un po' più su. Se vuole posso fare Ctrl Z fino a quando non eravamo al punto di prima. No. Levagli quello spazio tra setup e l'aperta parentesi, che comunque non ci va. Allora, vediamo un po', lui fa. No, perché può darsi che l'errore sia prima, ma io non vedo errori prima. Salvalo un attimo, salvalo e rifai perché. Questi sono quegli errori che mi fanno girare. Scusa, puoi prendere un terminale perché io con sto PyCharm, sta roba qua non capisco niente. Puoi prendere un terminale e guardare da terminale esattamente che cosa succede. Allora. Ci sei? Sai dove stanno ste cose qua? No, vai dove stanno. Ora ci vado. Ok, Ok, ora sono. fai type, spazio creatore, no, come si chiama? No, cre con la C minuscola, tab che lui dovrebbe completare, punto py. Invio. Allora. Ah, vedi che non è tabbato esattamente identico. Vedi che c'è uno spazio in meno. Madonna santa, che porcheria. Allora, qua gli manca uno spazio qua. Ora. Ma adesso pure il sotto gli manca uno spazio. Infatti, lo dice per Tucci Sound. Allora, qua. Dunque, lui aspetta, fermo. Allora, adesso qua stiamo nella voce nella. Quando io faccio la len di voce dict di ritmi, int object non subscriptable. Perché voce dict di ritmi me lo dà?
come int object. Qua mi sa che ci vuole PDB. Fammi vedere un attimo, vai, allora vai su, siamo su, voce nota. Allora, fai import PDB e come dici? Lo Dove lo faccio partire? fai partire dentro il setup, alla prima riga del setup, diciamo. Sì, PDB punto trace, ok. Faccio rannare. Sì. Stiamo. Torna su perché non si vede. Non si è fermato. No, non devi fare il run di questo, devi fare il run del main. Ah, del men, scusi. Ok, allora adesso aspetta un attimo perché adesso fai L qua se non vedo bene dove stiamo andando. L invio. Ok, allora io qua fammi vedere self.voce underscore dict. Scrivi self.voce underscore dict. Mazza, in verde non ci vedo niente. Fai invio. 65. In che senso? È come se gli stesse dando il metronomo. Ah, allora è sbagliato il creatore, non riusciamo. Ok, allora dobbiamo fermare, no, ok, torna lì, leva il set trace qua che non ci fermo niente e lo dobbiamo mettere al creatore. Dove? Al creatore, ecco, dove facciamo? Ok. Sopra la riga 14, subito prima della riga 14. No, allineato, no, allineato, ecco, PDB set trace, allineato col for. Ok, vediamo. Ok. Adesso fai self.dict, voglio vedere il dizionario. Ok, quindi io qua adesso entro qua dentro, fai S. Ok, adesso fai P. Spazio K, stampami la K. Ok, K qua è metro, quindi questo non lo dovrebbe fare. Fai N, e invece lo fa. V, fai P spazio V, eccolo là. Qua non dovrebbe dare 65. No, if K is not metro, ma scusa, fai K, scrivi K, allora no, scrivi P di K. Ok, scrivi K, oppure no, scrivi P, K spazio is spazio not spazio apici metro. No, tra apici. Questo mi deve ritornare.
non si può mettere così, vedi? Questo però non ce l'ha detto. Allora fai P spazio K punto esclamativo uguale apici metro. Questo mi deve ritornare false, giusto? Ok, E allora dobbiamo dobbiamo. prendere Allora, quello. fai quit, aperta parentesi, chiusa parentesi, veloce. Dobbiamo cambiare quello. Vai, fai invio, vabbè, questo lo finisce così. Andiamo a is not metro, invece di is not metro fai punto Punto esclamativo esclamativo uguale. uguale. Ok, riproviamo, senza il trace però. Aspetta, se no questo ci disfa. Ci puoi mettere un 10 se vuoi. Ok, Quello che sto facendo. salva, vai, manda. Zoomilo. Ho visto errori. Sì, perché manca una parentesi. Dov'è questa cosa in voce nota? Scusa, devo andare un attimo di là e arrivo subito. Ok, allora il problema è che l'append lui deve fare, deve andare su voce nota, c'è uno sbaglio lì, si vede palesemente, create note, gli manca una parentesi. Allora, alla riga, dove lui chiama create note, no, no, dove lo chiama. Ecco, se, no, fermo, fermo, stavamo là. Voce nota. Alla riga 25, vedi, self note append, self create note è un metodo che va chiamato, quindi lì ci vuole aperta parentesi invece della virgola. Self create note, aperta parentesi. Sì, e poi due chiuse parentesi dopo. Una, Questa è cioè una una in e più. un'altra. Eh sì, perché c'è l'append Scusi, anche. una è più. Self.note.append, aperta parentesi, self.che, alla fine ne devi chiudere due. No? Infatti te lo fa vedere. No, mo sono tre, no, due. E quindi se ora lo mando dovrebbe andare. Aspetta a dirlo, ma comunque vai, se non ci sono altri errori, ma ce ne sono. Ok, no, questo è alla riga 22 di setup, è quello che abbiamo appena corretto, l'hai salvato? Sì, l'ho salvato. Alla riga 22. No, che non l'hai salvato. Ah, beh, sì, ce ne stanno due perché ci sono sia gli array che.
quindi questo. Ok, a posto, salva, rifamo. Can't multiply sequences by non list. Dove siamo? Qua. 4 per self.periodo per dur. Linea 37. Non si può moltiplicare. Can't multiply sequence by non int. Perché è una sequence? Perché dur non è un array, cioè dur è un array. Scusa, fammi vedere da dove ce lo caviamo dur. Quando andiamo a fare calc dur, dov'è che lo chiamiamo? Calc dur di R, ma R non è il singolo ritmo. Vai in alto, vai più in alto. Scusa, R qua è self note di ritmi di DX. Sì, ma non, noi non chiamiamo R, chiamiamo D, cioè chiamiamo Dur. Dove lo chiamiamo D? Lo chiamiamo Qua. sempre R. Quando. Ma dur, questo è l'argomento di calc dur, è un altro nome. Cioè, quando lo chiamiamo con R. No, fermo, quello è giusto, quello è l'argomento dur. Abbiamo scritto Lui dur si e quello è fermo. dur. Allora. Mo, Ok. R, quell'R è quello là che sta là sopra. Quello è possibile che gli venga una lista. Scusa, mi fai una cosa, ci abbiamo ancora il PDB qua? Sì, No, ok, no, però però mettiamo un trace, sì, ce l'abbiamo in alto. sì, l'abbiamo incontrato, ma non ce l'abbiamo. Mettiamo un trace alla. Scusa, vai sotto. Mettiamo un trace prima di sta linea 37, subito prima. Cioè ci fermiamo e vediamo che cos'è dur, perché pdb.setTrace, ecco, vai, salva, famo, ok, adesso fai p spazio dur, ma che è una stringa, cazzo. Scusa, fai p spazio float aperta parentesi dur chiusa parentesi. Ah no, bisogna fare un eval qua. P eval Spazio e valle. sì aperta parentesi dur chiusa parentesi. Eval invio, no, eval con una L sola. Ok, sì, allora bisogna fare un eval qui, perché se no altrimenti lui lo interpreta come una stringa. Cioè bisogna fare la valutazione di quella stringa. E quindi al posto di, vabbè, leva il trace e mettici leva il trace e mettici al posto di lì dove fai dur, ci metti eval aperta parentesi dur chiusa parentesi sotto, lì. No, no, sotto. Eval aperta parentesi dur chiusa parentesi. Salva. Rifamoci. Missing one positional argument. Quando vado a creare la nota mi serve anche la logica. Perché? Perché la nota ha bisogno della logica, scusa? Mi sa che l'abbiamo messo. Dunque, quando noi Qua. Sì.
No, no, aspetta, ma fammi capire perché la nota ha bisogno della logica. Ridammi la nota, l'oggetto nota. Ecco. No, Aspetta, no, ti dico. l'oggetto, mi serve Nota la questo. definizione dell'oggetto. Che ci faccio io con la logica? Non ci faccio assolutamente niente, quindi la logica qua la possiamo far saltare. Leva virgola ago sul limit. E eleva la proprietà della logica, perché è una proprietà formale quella, no? Salva, rifamoci, oh, finalmente. Allora, vediamo un po'. Dunque, ci stanno delle note che partono da zero, che non mi è chiaro perché. Credo che Forse sono degli questo sia accordi. l'accordo. Ah sì, questo è l'accordo, questo è l'altro accordo, accordo, Quindi lui fa prima accordo, gli accordi, poi fa la melodia. Vabbè, non importa. Vabbè, questo più o accordo. No, in meno. realtà prima c'è la melodia e poi gli accordi. Cioè Dove sta la melodia? questa qua è la sezione degli accordi e questa qua è la sezione della melodia. Ah, ok, sì, ok. Sì, giusto. Boh, a posto. Almeno siamo arrivati in fondo. Ok, adesso vabbè, devi inserire dei dati plausibili dentro la configurazione. Potete provare con Milo a fare una cosa invece in cui invece di esserci delle note, ci sono dei frammenti. Allora, quali sono le proprietà dei frammenti sonori? Sono il nome del file, quanto dura, questo tipo di cose qua, no? E, sì, mettimi subito su Slack questa roba, così intanto salvo, va bene? Milo, ci sei ancora?